montagna. La guida c'è Sally e dietro c'è la Giorgia. Ciao. E niente, vi portiamo insieme a noi. Che bello. Siamo venuti all'Arsenale non perché Sally si è dimenticato i pantaloncini corti. Inquadriamo Sally. Bionda. Sally. Ah, vanno bene i pantaloni. Ciao. Sally, basta. Partiamo. Che sicura che sei. Ho preso sole solo ieri. Ciao. Ciao. Guarda che basta Sally, adesso ti faccio il video mentre sei nudo. Ciao. Dammi una caramella. Ci hanno schittato. Farfalla, no, povera farfalla. Ma poi fai la cacca se mangi troppe anni. Madonna, ce ne mangi... Dai, la fate fuori la cacca. Se ne 5, sì. Siamo arrivati. Abbiamo fatto la spesa. Fai vedere la spesa. Ecco il malopone da 59,90 euro. Ma come 59 euro avete speso? Circa, però. Comunque qui si sta benissimo perché è frescolino. Chi è che ti chiama? Lavoro. Sempre a rompere mentre io lavoro. Adesso stiamo andando a vedere la chiesetta che vuole vedere Sally. Ma secondo me non c'è la chiesetta. Sì, stupida, è là. Ok. Adesso sta parlando di lavoro. Ah, aspetta, ma devo far vedere la vista. Non andare davanti alla vista. Quello là si chiama Monte Elefante. No, non so come si chiami, però sembra un elefante. Sì, ma da imbriaga. Ah, okay. Oh, guarda, c'è anche la proboscide. Abbiamo trovato la chiesetta che diceva Sally. Scusate se le riprese sono un po'... ondulante. Un'ortica sulla mano. Dai, non sta a morire il primo giorno, che poi non sappiamo come tornare indietro. Ecco qui, guarda che bella accesa. Occhio che ci coppano. È aperta, possiamo entrare. Entriamo. Con la spesa. Ah, ma c'è la messa. Non lo so. Ma ci fidiamo ad andare su per di qua? Sì, non voglio per tutti tornare. Comunque da un giorno all'altro, là c'è il nevo che non... Ma è nuovo? No, aveva 3-4 anni, ma io ho fatto anche le vacanze, basta. E ora, vabbè, non si carica. Abbiamo fatto tutta questa via Crucis e siamo arrivati fino alla chiesetta. Oddio, c'è il piattone. Ah. Che vista meravigliosa! Sello, non si fanno le foto. Ciao. Torniamo a casa a mangiare. Come io niente, io ho 100. Mangia 100 cose da mangiare. Non abbiamo i condimenti, però vabbè. Posso metterlo? Allora adesso dobbiamo decidere se fare la strada per il bosco e perderci o seguire la strada normale. Aiuto. Non c'è rume. C'è una macchina. Ah! Oddio, guarda. Guarda. Giulia, un bosco. Il bosco. Cioè, ma dalla fotocamera non sembra così. Ma come? Dobbiamo andare per di qua? Dai, ho paura. No, ma è super ripida. Metti la macchina a casa. È là, si vede da qua. Dove? Ma c'è qualcuno che mi chiama. Pronto? Aiuto. Vabbè, se no tagliamo giù di là dove eravamo prima. Sì, ma abbiamo... No, dai, adesso troviamo una strada. Siamo persi nel bosco. Non c'è un... Io non devo mai ascoltare qui due. Ecco la casupola. Siamo arrivati. Allora, io dormo in questa cameretta qui. Vabbè, non so fare il letto, quindi non guardate come è fatto. Mentre Sally e la Giorgia dormono qui. Ciao.
Wow, soprattutto avete visto a giardino. Guardate il letto come è fatto, al contrario della Giorgia, della Giulia. Guarda che bene che l'hai fatto. Puoi venire a fare anche il mio letto se vuoi. No, grazie. Ma tu non hai visto come l'ho fatto io. No, adesso mi hanno lasciato qua da sola e brucerò la cucina. Qualcuno venga ad aiutarmi. Ma dai, non è vero, ha fatto benissimo. Sally! Ma un ragno che non fa niente. Sally, mandalo fuori. Lì. Non si vede neanche. Accendi la luce. Ma non fa nulla. Dai, Sally. Mummificato. No, si è mosso. Sally, tiralo giù. Vado a farmi la doccia. Sì, veniamo anche noi. Aiuto, ragazza, non frena più. Dai, Sally. Prendere un colpo. Ciao, è il secondo giorno e stiamo andando a fare una scampagnata in montagna. Che cappello hai? Non mi ero accorta. C'è anche la Giorgia dietro. Ciao. Ciao. E dov'è che andiamo oggi? Tanto la zia che non sai dove abita. No, so dove abita. Oggi andiamo, ma com'è che si chiama il monte? Pecul. Ah, il passo Monte Venezia. Pecul. Rifugio Venezia. Sotto il pelmo. Sotto il pelmo? Sono andata una volta sopra il pelmo. Va bene. A dopo. Con le curve. Senti che curve che fai, mi viene già da vomitare. Sono andando a 30. Da gomitare. Vediamo, vi faccio vedere che bel paesaggio, guardate che meraviglia. Freddo, come fai, vai freddo? Io sto morendo di caldo. Wow. Sally, muoviti, fai benzina. Guardate che concentrazione. Costa l'euro di qua. Quanto costa? 1,72 euro. Che sporco. È tantissimo, poi 2 litri. Non so se riuscite a vedere, ma lì sono crollati tutti gli alberi. Oddio. Qui si vede meglio, sono tutti caduti. Che impressione. Comunque è molto bella questa strada, ma sto c'è il dirupo. Oh, oddio, guarda là quanto sono cascati. Oddio, ma è tutta rotta sta strada, io non mi fido tanto. Quelle lì sono le icone, quei cosi lì li hanno restaurati, quelli del paese, ci mettono come una pellicola d'oro, poi fanno così. Sally, stai morendo? Sono un po' d'indonna. Cosa vuol dire? Come siamo messi, bene? Siamo in super formissima. Dislivello di 1000 metri, fatto. Quanto manca. Però devi farla tipo più in pendenza, Giulia, devi far finta che... Guardate, c'ho il dirupo. Pum! No, scherzo. Bevi l'acqua, ti giro la testa perché devi bere. Dammi una burra. No, c'è questa qua, la de plastica. Plastegon. Siamo ubriachi. Ah, dobbiamo bere il vino. L'avevi lasciato fuori al sole il vinello. No, l'ho messo in frigo dopo. Questo qui che vedete è il Monte Pelmo, che chiamano anche la sedia di Dio, perché è fatto un po' a sedia. Aspettatemi! Oddio, non è proprio una bella ripresa. Ciao! Muccona! Guarda quelle tre! Sono in posa! Siamo arrivati al rifugio Venezia, che è quello lì. Sono fuori come... Da là? Perché si scioglie la neve così, tipo, sì, lì dove ci sono. Dove c'è nero, tipo. Un po'. Esatto, sì. Aspetta che... Mi pare che lei qua posso mandarti... Vedi? Ma sei... Capiscono. Ha detto che se la raccoglie da solo. No, non vuoi. Si è girata con la testa e ha detto... Oh, che carina! Ma sono ricercate con l'erba, non è che gli puoi dare quello che vuoi. Ah, gli mettono giù il muso, ma cercano quello che vogliono loro con l'erba, fanno come i cervi. È
me l'hai tutta cacciata. Quella che c'è lì davanti si prendono quella spugliolina piccola che c'è lì sotto. Ah, quindi... non tutta. No, come... Non posso toccarla qui in parte? Sì, ma vai piano, devi incutere fiducia, no? Se no crede che gli stai una gara per mangiarti. Avanti piano piano. Vai, vai, vai. Tum, tum, tum. Vai, vai. Vai sulla guancia proprio un po'. Non ti vale. Vabbè, se non vuole, prova questa qua. Si fida, insomma, non mica si sta lì a prendere il carrello prima che passa. Sally, dai il fiore, guarda che se lo mangia, non lo vuole. Ma sono le mosche, fa così per le mosche, non è che ti ha. Ciao. Guarda le orecchie. No, oddio, no, hai visto? Ciao. Ha detto di no? Fa segno di no. Niente. Ciao. Aiuto. Chi è? Torniamo tipo i miei bodyguards. Allora, siamo ritornati dalla camminata. Io sono distrutta. Ci sono i pannelli fotovoltaici. Ci ammazzano. Guardate come corrono in montagna. E adesso stiamo andando a vedere la casa vecchia dei miei nonni. Anzi, di mio nonno era. Però forse ci viveva anche mio papà mille anni fa. Comunque qui, quella casa lì, vedete? Quella casa lì. Lì avevano cercato di costruire una casa, ma sono cresciuti in mezzo agli alberi. Ah, non so, sì. Boh, non so, io l'ho sempre vista così. Mi sono sempre chiesta, ma perché? Ecco, si intravede la casa vecchia. Giocano. Eccola qui, guardate che carina. Lì c'è anche il chiosco. Ma le verde del suo. No, come si chiama? Chiosco, sì. Yeah. Stavo dicendo chiostro, che è quello delle chiese. Gazebo. Gazebo. Ma ce li ho così a casa, giri, c'è la donna. Veramente? Ma non ce l'avete voi così a casa? No, non ho queste cose. Dai, apri. Questa qui è la cucina della casa vecchia. Madonna, io mi ricordo di quando ero piccola venivo qui. A mangiare, no, scherzo. Ma la credenza che figa è quella là. Wow, sembra tipo, sai, le case infestate. Sì, che là ci sono i fuochi, come fanno? Cioè, il fumo va sopra. Oddio. Sulla credenza. Pensati, boh. Che roba strana. Bene, andiamo su. Sello. Ma c'è una cantinetta anche. Veloce. Apri la porta. Qual è? Questa qua azzurra. Che carina questa porta. Vabbè, qua è nuovo. Ecco, questa qui è la cameretta. Ma col parquet nuovo, qua? Non lo so. Guarda che bello questo armadio, ma è bellissimo. È nuovo. Apri. Tum, 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 tum. Non ci sono scheletri. Lì c'è un baule. Chissà cosa c'è dentro. C'è una Yeah. Oddio, sarà di mia nonna. Non male. Ma una pelliccia? Prova ad aprire. Ma che cosa me ne faccio di una pelliccia? Che sono anche vegetariana, mezzo animalista. Una pelliccia davvero? No, sì. Ma è finta. No, è vera, mia nonna ce ne aveva una vera. Boom. Guarda che bello. Che carino, mi sa che non si vedrà niente, però vabbè, andiamo a vedere su. Tanto che Sally apre l'altra camera, questo qua è il balconcino, con questa bellissima vista. Ecco, questa qua è l'altra camera. Praticamente prende il calore dalla stufa giù in camino. Ah. E rimane qua. Ma che bello! Bello. Illumina! Questa qua è carinissima, guarda che testa! Wow! Ah, questo qua è mio nonno con suo fratello! Lotta in diretta! Puoi fare Oddio, sta passando la macchina! Ecco, torniamo a casina a fare la cenetta. Oh. Guarda che spacchi la stufa. Sì,
spacca il tavolino di vetro. Dai! Vediamo se si vede la luna. Andiamo. Ma che non si vede. Cioè si vede, però si vede un po' male dalla telecamera. Oggi è il terzo giorno e andremo in cima al Monte Punta, che è anche chiamato l'ombelico di Zoldo. Io ho già il fiatone. Oddio, mi sento male. Siete pronti? Oddio, no, ti giuro, sono già stanca. Dobbiamo camminare. Siamo arrivati. Cazzo. Io ho paura. Ma è tutto buio qui. Dio, fa freddissimo. Viene fuori il treno. Il camion. Ma era della gara. Aia. Sei emozionata di essere sul cucuzzolo con me? Molto. Allora lì c'è il Monte Pelmo. Aspettate che mi ammazzo. Lì c'è Zoppè, che dove abitano i miei zii. E lì ci sono altre montagne. E giù per di là c'è Zoldo, per di là.